Un concorso di bellezza canino al Parco del Castello Malgrat? Sì, finalmente abbiamo organizzato qualcosa anche qui in ambito cinofilo. Questa è una mostra ovviamente di bellezza cinotecnica, quindi si valutano le qualità morfologiche e attitudinali del cane e quindi si guarda più che altro l'aspetto completo del cane. Sono presenti diverse razze? C'è comunque una suddivisione? 150 razze. Con 450 soggetti, quindi un buon numero per un'esposizione nazionale, perché adesso comunque ce ne sono moltissime sul territorio nazionale che va in tutta Italia e vengono organizzate in tutte le regioni, ragione per cui l'affluenza è stata notevole, diciamo. È stata effettuata una suddivisione, ci sono diverse aree dove i cani possono esibirsi in base alle razze, alle caratteristiche? Sì, sono suddivise secondo i gruppi della cinofilia che sono dal primo al decimo, dai pastori ai levrieri e ogni giudice ha la propria razza da giudicare. Prossime iniziative in programma? Prossime iniziative, il nostro gruppo cinofilo farà delle gare di agility, come ha sempre fatto. Il prossimo anno avremo l'esposizione che sarà a carattere internazionale anziché nazionale e comunque nel corso degli anni noi abbiamo svolto varie manifestazioni, questa è già la 16ª nazionale, mentre di internazionali ne abbiamo fatte 3 per ora, però insomma il prossimo anno sarà la 4ª. E abbiamo un sito internet nel quale collegarsi per vedere le nostre manifestazioni, le nostre cose che facciamo, che è www.gruppocinofilocanavesanoilcastello.it.